Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di quanto accaduto ieri in regione, dove in tarda serata è stato approvato la norma che si chiama Cura Abruzzo 2, la legge regionale 118 è il suo nome originale, che dà sostegno e ristoro soprattutto a attività commerciali e imprese e famiglie della nostra regione colpiti duramente, chiaramente, dall'emergenza coronavirus. Circa 70 milioni di euro messi a disposizione dalla regione, ma dalle opposizioni si fa presente che soltanto una parte di questi fondi attualmente è coperta dal bilancio regionale. Comunque, sentiamo tutto nel servizio. Certo che non ci possiamo fermare all'assistenza, l'assistenza però è il punto di partenza per permettere di traguardare questa traversata nel deserto e di arrivarci vivi. È, come dire, la classica borraccia d'acqua senza la quale non si arriva dall'altra parte. Il Cura Abruzzo 2 è legge. Il provvedimento, votato a maggioranza ieri sera dal Consiglio regionale, segue la prima legge Cura Abruzzo varata nel pieno dell'emergenza Covid-19. In questo provvedimento, da circa 70 milioni di euro, ci sono nuove misure a sostegno di famiglie ed imprese nella fase 2 dell'emergenza. Complessivamente saranno 40 i milioni di euro erogati a fondo perduto per i settori del commercio, dell'artigianato, per i professionisti, per gli asili da 0 a 6 anni e per contributi agli affitti degli studenti. 1,7 milioni saranno destinati ai comuni delle zone rosse e 1 milione di euro a quelli che hanno dovuto sostenere le spese dell'emergenza Covid. Verrà rifinanziato con altri 7 milioni di euro il bonus famiglia. 3 milioni di euro andranno alle associazioni sportive dilettantistiche e a quelle culturali. 4 milioni al turismo balneare. 3 milioni per erogare tutte le borse di studio tramite le ADSU. 1 milione e mezzo di euro per attivare il sisma bonus sugli edifici pubblici. Infine ci sono anche 420.000 euro a sostegno dell'editoria, settore che ha proseguito nell'azione di informazione durante l'emergenza Covid, ma che ha subito un crollo verticale della raccolta pubblicitaria. Misure anche per i tirocinanti, per il centro turistico del Gran Sasso e per la Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Riceve 500.000 euro per chi ha proseguito l'attività a servizio dell'emergenza nonostante il lockdown e lo stop ai voli di linea. Il presidente Marsilio parla di una manovra imponente che però ha bisogno del sostegno del governo che deve ristorare le casse della regione. Ci sono più di 5 miliardi e 2 di buco di bilancio calcolato dalle regioni, dei quali un terzo le regioni a statuto ordinario come l'Abruzzo, circa quindi 1 miliardo e 8 da distribuire tra le 15 regioni a statuto ordinario. E il governo ha coperto 1,5 miliardi, di cui mezzo andranno alle regioni a statuto ordinario. Quindi siamo con 1,3 miliardi in meno in cassa, e questo lo dico mentre noi, è un argomento che avrebbe potuto portare il sottoscritto per primo a dire a tutto il Consiglio: fermi tutti, perché abbiamo decine di milioni in meno previste di disponibilità nelle nostre casse, e quindi adesso mettersi a fare i generosi che danno contributi, bonus, interventi economici, sussidi e così via, cioè è un lusso che non ci possiamo permettere. Dall'opposizione, il centro-sinistra rimarca di aver fatto di tutto per migliorare la proposta di legge regionale, verso la quale però restano critici perché, spiegano, il testo ha enormi limiti, primo fra tutti quello dei tempi di attuazione delle misure che slitteranno di mesi a causa dei ritardi accumulati dall'esecutivo nell'approvazione del consuntivo. Proprio sulle coperture ci sono le maggiori perplessità, quelle prontamente disponibili, dice Silvio Paolucci, sono appena 19 milioni. Nel frattempo si è talmente allargata la platea da rappresentare, per quanto riguarda le tante imprese e i cittadini, sostanzialmente di un piccolissimo contributo. Critico anche il Movimento 5 Stelle. I pentastellati sottolineano il loro contributo alla legge 118, uscita completamente modificata dal lavoro in commissione. Le proposte dei 5 Stelle hanno riguardato, tra le altre cose, l'eliminazione del click day, l'aumento del sostegno per gli studenti fuori sede, gli incentivi alla mobilità sostenibile anche per i piccoli comuni e
al turismo ciclopedonale. Abbiamo cercato di colmare quelle che erano le lacune di una legge che è arrivata in un modo ed esce dalla Commissione completamente cambiata, non solo per il lavoro delle opposizioni che l'hanno certamente migliorata, ma soprattutto per la grande confusione della Giunta e della maggioranza. Ancora la politica, le problematiche della sanità nell'area vestina, in particolare all'ospedale San Massimo di Penne, saranno portate all'interno del Consiglio regionale da Domenico Pettinari, consigliere del Movimento 5 Stelle e vicepresidente dell'Assise regionale, che ha pronto un dossier e una interrogazione urgente. Sentiamo il servizio. Consigliere Pettinari, lei presenterà un'interpellanza urgente al Presidente della Regione Marco Marsilio per capire quello che sta accadendo nella sanità vestina, a riferimento in particolare all'ospedale San Massimo. Lei ritiene che ci siano delle problematicità per quanto riguarda il nosocomio vestino e della sanità in generale proprio nell'area vestina? Sì, ho dovuto presentare questa interpellanza urgente perché si sta continuando nell'opera di dequalificazione della sanità vestina. Nello specifico il distretto sanitario di base dell'area vestina, che abbraccia oltre 60.000 utenti dell'area vestina, sta vivendo una situazione di depauperamento, possiamo dire, perdita, carenza di personale cronico, mancano medici dedicati a medicina legale, riabilitazione, geriatria, pochi medici, poche ore a settimana, e tutto ciò causa un disagio enorme all'utenza, che è costretta alla presa in carico degli utenti e molto lunga. Questo non va bene, bisogna subito ripristinare il personale necessario per garantire assistenza e qualità alla medicina territoriale del distretto di Penne. Si spostiamo nel San Massimo di Penne, l'ospedale che negli anni è stato dequalificato, depotenziato e declassato, nello specifico gastroenterologia, che è una delle più grandi eccellenze d'Abruzzo. Sta continuando a perdere pezzi, è andato in pensione un medico, il medico che avrebbe dovuto rimpiazzare è stato lasciato su Pescara, quindi è rimasto un solo medico con poche apparecchiature, una situazione che fa fatica ad andare avanti a funzionare. Quindi io chiedo di ripristinare la dotazione organica a gastroenterologia e soprattutto di elevare il reparto a UOSD, unità operativa semplice dipartimentale con autonomia giuridica e funzionale. Purtroppo stessa sorte sta capitando a ginecologia, dove si sono persi due medici e addirittura sembrerebbe che l'ecografo, un macchinario, si sia spostato su Pescara, quindi andando avanti così si rischia di chiudere questi servizi della grande sanità vestina. Io quindi in conclusione chiedo all'assessore, al presidente di regione, di riqualificare l'ospedale di Penne in un ospedale di base sede di pronto soccorso, con una propria autonomia giuridica, con un'autonomia, una pianta organica, con personale dedicato e con un direttore sanitario che ne guidi la funzionalità. Solo così si può ridare dignità a quel territorio che è già pagato tanto. Diano seguito alle promesse fatte in campagna elettorale, altrimenti io devo constatare che prima centrosinistra e oggi centrodestra si sta continuando a smembrare la sanità vestina ai danni del popolo vestino, e questo non va bene, è troppo. Adesso apriamo la consueta finestra nel nostro TG pomeridiano. Siamo a Tortoreto con Paolo Renzetti, che è ospite, il sindaco di Tortoreto Piccioni e l'assessore al turismo Ripani. Tortoreto bandiera blu, uno dei 10 comuni che ha visto confermata la bandiera blu anche nel 2020. Allora, buongiorno a te Paolo e ai tuoi ospiti. Grazie della linea, Alfredo. Siamo a Tortoreto, splendido lungomare di Tortoreto Lido. Come bene ricordato e detto tu, siamo con il primo cittadino Domenico Piccioni, con l'assessore al turismo di Tortoreto, Giorgio Ripani. Bandiera blu per Tortoreto. Sindaco, diciamo subito che voi avete un record, 23 bandiere blu consecutive, 24 in assoluto. In Abruzzo nessuno ha fatto meglio di Tortoreto. No. Noi, oltre ad avere questi numeri, abbiamo anche il record di avere tutta la nostra spiaggia, i 4 nostri chilometri, dove può sventolare e ha sventolato fino a questo momento la bandiera blu. La bandiera blu non è solamente un riconoscimento delle acque limpide, ma è un lavoro
di tutto l'anno, vedendo il lungomare che potete vedere immerso nel verde, la passeggiata, la spiaggia limpida, l'accessibilità della spiaggia a tutti i diversi operatori, e in più questo ci consente di ripartire, come abbiamo detto, nel blu. Noi come spunto di questa nuova stagione balneare diciamo che ripartiamo dal blu, ripartiamo dalla nostra bandiera. Non è un caso, Sindaco, che oggi siete qui con queste mascherine e con il logo proprio della bandiera blu. Eh sì, una nostra dipendente che ha partecipato alla stesura di tutto il materiale per la riconquista della bandiera blu ci ha fatto questa sorpresa la mattina della conferenza, quando ci è stata consegnata la bandiera blu tramite la conferenza su WhatsApp. Questa mascherina da indossare l'abbiamo indossata subito. Allora, ascoltiamo anche al nostro microfono l'assessore al turismo Ripani. Assessore, una bella soddisfazione, 23 anni consecutivi bandiera blu. Cosa significa? Cosa significa soprattutto alla vigilia di questa stagione balneare? Beh, significa indubbiamente tanto, perché questa è una base di partenza per i nostri operatori, ma anche per i nostri visitatori, i cittadini, sapendo che a Tortoreto lo standard qualitativo dell'offerta non muta, ma anzi, mi permetto di dire, diciamo migliora, perché in questi giorni, come potete vedere e probabilmente avete ripreso anche nelle immagini, il nostro arenile è in fase di ultimazione, e mi preme anche dire che a Tortoreto sia gli ombrelloni delle concessioni private che quelli nella spiaggia libera, o comunque le distanze nelle spiagge libere che andremo a disporre non appena uscirà l'ordinanza, saranno maggiori ai minimi diciamo imposti, perché ci teniamo che l'offerta turistica sia sicura, perché la vacanza a Tortoreto deve continuare ad avere standard qualitativi molto alti dal punto di vista ambientale, come appunto certificato dalla bandiera blu. Paolo, avete dovuto ovviamente, in virtù dell'emergenza... Sì, Alfredo? Sì, volevo, a proposito delle spiagge libere, volevo un attimo intervenire per chiedere all'assessore e al sindaco, insomma uno dei due chi vuole rispondere, rispetto all'interlocuzione che c'è e continua ad esserci con la Regione Abruzzo per la gestione delle spiagge libere. Sappiamo che i comuni hanno manifestato delle difficoltà nel gestire le spiagge libere in questo tempo di coronavirus, che chiaramente impone delle limitazioni. Ecco, volevo sapere anche qual è la posizione del comune di Tortoreto. La nostra posizione è identica a quella di tutti i sindaci della Comune della Costa, che nell'ultima riunione che abbiamo avuto a Pescara 3 giorni fa abbiamo fatto un documento per la modifica dell'allegata all'ultima ordinanza regionale 59, dove chiediamo l'utilizzo per utilizzare la spiaggia libera di un controllo dinamico con la cartellonistica, mettendo ben chiaro come deve essere utilizzata, e non con la gestione con app o con prenotazione, ma libera come è dovuto per legge, però noi come comune con un attento controllo insieme alla Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto e alle altre forze dell'ordine. Ecco, ci si è ispirati, mi è parso di capire, mi conforti lei, meglio a quello che ha fatto ad esempio l'Emilia Romagna, comunque cercando di seguire maggiormente le linee guida del governo rispetto a quello che invece aveva programmato la regione. Sì, esattamente, ci siamo un po' ispirati all'Emilia Romagna, alle tracce che ha fatto il governo, ma abbiamo avuto una grossa disponibilità da parte dell'assessore Gambitelli e dell'assessore Febbo, che ha pienamente accolto queste nostre osservazioni, e la mattina stessa siamo rimasti lì alla sala Corradino d'Ascanio, lì agli uffici della regione a Pescara, per preparare questo documento. Anche ha fatto intervenire il direttore generale del Demanio, il dottor Pescara, e insieme abbiamo concordato delle linee che potevano essere accolte perché anche lì loro hanno il comitato tecnico della salute per vedere poi se poteva passare. Questi aggiornamenti, speriamo che li stiamo aspettando a momento per poter gestire al meglio la spiaggia, perché sennò sarebbe
veramente, veramente difficile poter gestire la spiaggia, perché mancano i fondi e non possiamo fare altrimenti se non rimetterci al buon senso dei cittadini, come ci lo rimettiamo per qui per il passeggio sulla nostra passeggiata la sera o i giorni nel pomeriggio e nelle ore serali. Paolo. Sì, io vorrei ricoinvolgere l'assessore Ripani proprio per tornare a parlare un po' in generale della prossima stagione turistica che di fatto è già iniziata, perché lo si è capito, lo si è detto in tutti i modi che la prossima stagione sarà una stagione turistica con un turismo molto locale, però a Tortoreto ci sono tante seconde case e dunque ci saranno tanti turisti non solo abruzzesi ma che arriveranno da tutta Italia a Tortoreto. Esatto, noi abbiamo questa peculiarità di avere un alto tasso di fidelizzazione della clientela che continua a preferirci durante gli anni, a tal punto da acquistare quindi un immobile nella nostra località, quindi sicuramente turismo di prossimità, perché diciamo Tortoreto è molto forte nel Lazio, ma in generale da tutto l'Abruzzo, e soprattutto i proprietari di seconde case provengono un po' da tutte le regioni d'Italia, perché appunto, come dicevo, c'è questa voglia di acquistare un immobile, e quindi non solo di prossimità, sicuramente avremo anche i nostri residenti estivi. E a proposito di futuro, assessore, se non ci fosse stata la pandemia, oggi saremmo qui a commentare la tappa del Giro d'Italia di Tortoreto. La tappa ci sarà ovviamente nel Giro d'Italia che si svolgerà tra qualche mese, e questo è anche un altro punto focale diciamo della vostra stagione. Arriverà a stagione estiva praticamente quasi conclusa, però Tortoreto tornerà anche in autunno grazie al Giro d'Italia ad avere gli onori della cronaca a livello non nazionale ma mondiale. Esattamente, quello è proprio un intervento di promozione internazionale della nostra località che, come ha ben detto lei, avevamo programmato proprio per questi giorni, avremmo festeggiato diciamo qualche giorno fa, ma non ci perdiamo d'animo. Come dicevamo, il giro è stato fissato per ottobre, siamo ancora in attesa di una comunicazione da parte di RCS per quali saranno tempi, modi e il giorno stesso della tappa, ma come diceva, torneremo alla ribalta diciamo internazionale ad ottobre, e quindi ci auguriamo anche lì di avere un'ottima visibilità che possa riconoscere, insomma dare il giusto riconoscimento al lavoro che viene fatto a Tortoreto in sinergia, perché diciamo questi risultati che vengono ottenuti a Tortoreto sono dati dal lavoro di tutti, quindi non solo di noi amministratori ma anche della cittadinanza e degli operatori. Avviandoci alla conclusione di questo collegamento, vorrei ricoinvolgere invece il primo cittadino di Tortoreto, tornando un po' alla gestione della stagione con questa emergenza che comunque resterà anche per le prossime settimane, ai noi per i prossimi mesi. Lei mi diceva prima a microfoni spenti, sindaco, dovremo abituarci anche un po' a convivere con questa emergenza, con questa situazione, ma per quanto concerne le manifestazioni che avevate programmato per quest'estate, per gli eventi che avevate programmato, come vi state regolando? Stiamo vedendo insieme all'assessore Ripani come organizzarci. Sicuramente saranno manifestazioni con posti a sedere distanziati. E dobbiamo ancora, stavamo valutando pure per un drive-in, stiamo vedendo come poter al meglio gestire la stagione. Il problema del distanziamento fisico rimane, perciò dovremo fare delle manifestazioni con la insicurezza, e soprattutto per avere questo dobbiamo mettere a disposizione le poltrone per far sì che i cittadini rimangano distanziati. Vogliamo fare qualche nome di qualche evento che comunque normalmente d'estate si svolge a Tortoreto, che comunque verrà in qualche modo riconfermato? Prego, assessore. Mi riferisco soprattutto per esempio alla notte con i negozi aperti, la notte rosa dei bambini, no, di solito esatto. Facciamo. Sì, sono tutti eventi che riscuotono un grande successo, sia, ecco, diciamo prima, di prossimità, ma anche di persone che vengono a pernottare a Tortoreto per partecipare alla notte rosa piuttosto che alle notti del blues o eventi di questo genere, come anche il Palio del Barone. In verità stiamo valutando appunto anche in questi giorni con le associazioni che organizzano questi eventi come realizzarli senza naturarli, perché ci preme naturalmente garantire un livello dell'offerta molto alto. Probabilmente ad alcune saremo costretti a rinunciare, ma come diceva il sindaco, offriremo quel tipo nuovi tipi di eventi, diciamo più statici se vogliamo, ma comunque anche lì sempre in sicurezza, perché quello ci preme particolarmente.
Un altro aspetto che stiamo curando sempre per l'estate e legato a queste manifestazioni è quello di permettere anche una passeggiata sul lungomare che sia sicura e quindi anche, diciamo, un passeggio libero, non solo sicuro per i bambini, che a noi piace che possano girare con le loro biciclette o a piedi in tranquillità senza rischiare di, diciamo, andare incontro al traffico veicolare, e quindi stiamo anche programmando una isola pedonale tutte le sere probabilmente, o comunque perlomeno nei periodi con più affluenza, in modo che anche sul lungomare intanto le attività possano recuperare un po' di spazio e quindi anche lì offrire, diciamo, una cena, un aperitivo in sicurezza, ma soprattutto i nostri bambini, i nostri turisti, oltre che i cittadini, potranno camminare tranquillamente mantenendo le distanze che, diciamo, mettono tutti in sicurezza, e godersi come al solito una passeggiata a Tortoreto. Dunque un'estate in sicurezza a Tortoreto, siamo in conclusione di questo collegamento qui dal lungomare di Tortoreto Lido. Io ringrazio il primo cittadino, il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni, grazie sindaco, ringrazio l'assessore al turismo Giorgio Ripani. Da Tortoreto è tutto, grazie per l'assistenza tecnica a Loris Bennato, linea che può tornare allo studio, a te Alfredo. Grazie a Paolo Renzetti e ai suoi ospiti, proseguiamo con il nostro telegiornale, andiamo avanti sull'argomento turismo. Il Covid-19 non ha fermato il progetto dell'amministrazione comunale di Farindola, che anzi, grazie alla collaborazione con Wolf Tour, investe sul rilancio proprio del turismo. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Una rete tra imprese, associazioni e amministrazione comunale per potenziare l'offerta turistica del territorio di Farindola, con un progetto che punta a tre obiettivi: mobilità lenta, qualità della vita e formazione. L'obiettivo è portare più visitatori a Farindola e concretizzare il vantaggio competitivo che un territorio simile rappresenta rispetto all'idea di turismo possibile durante e post Covid-19. La sinergia punta alla riscoperta del territorio che circonda Farindola, come Valle d'Angri, Voltigno, Rigopiano o Campo Imperatore. Farindola riparte da quella che è la principale risorsa a disposizione del nostro territorio, che è il turismo, in un territorio naturalmente evocato per storia, enogastronomia e natura. E lo facciamo con uno dei partner principali dell'area vestina, che ha dimostrato in questi anni di essere il principale attore del turismo nei nostri territori. Quindi con grande determinazione abbiamo implementato questo progetto, che guarda al futuro con tutte le difficoltà che comunque il presente riserva, sia in termini di Covid ma anche in termini di depressione economica che viviamo da anni. Il turismo del terzo millennio, quello post-Covid dunque, non potrà essere improvvisato, ma richiederà forti competenze e specializzazioni. Per questo l'accordo con la società Wolf Tour, il quale in questa prima fase investirà circa 10.000 euro, con un contributo del 10% da parte dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo con questo progetto rimesso al centro il territorio, il valore del territorio. Questo valore come lo misuriamo? Con la qualità della vita. Quindi nel periodo post-Covid, anzi durante il Covid e post-Covid, questa qualità della vita, qui a Farindola in particolare, raggiunge il massimo livello: quello che mangiamo, quello che beviamo, quello che possiamo fare durante la giornata, il paesaggio, che è il vero brand del territorio. Ecco, tutto questo per noi è il vero valore del territorio, e il turista, il visitatore di un territorio oggi va cercando proprio questo aspetto, questo approccio al territorio. Avere sul territorio la possibilità comunque di accogliere le persone, però magari poi con la paura che c'è oggi di partecipare, di stare nei ristoranti, abbiamo in idea anche di coinvolgere questi imprenditori facendo dei pranzi da asporto, e magari uno può consumare anche all'aperto, sia nelle aree, diciamo dei ristoranti, dei bar che abbiamo come a livello nazionale, dato a livello gratuito come occupazione solo pubblico, ma anche rispettando sempre la natura a livello di montagna e di fiume e così, di bosco. Ci spostiamo a Teramo, dove non ripartono solo commercio e ristorazione, ma riparte anche la cultura, che dunque non resta indietro. Porte aperte alla Pinacoteca Civica e al sito archeologico di Madonna delle Grazie, mentre le sale espositive comunali saranno concesse gratuitamente. Sentiamo Tania Bonici Castelli. Nella fase di ripresa del commercio e delle attività di ristorazione, anche la cultura a Teramo non resta indietro. Tornano a riaprirsi le porte della Pinacoteca Civica e del sito archeologico di Largo Madonna delle Grazie. L'assessore comunale alla cultura, Andrea Core, annuncia inoltre che gli spazi espositivi di via Nicola Palma e dell'Arca sono nuovamente fruibili e saranno concessi gratuitamente, un modo per rilanciare l'intero settore culturale. Sarà riaperta la Pinacoteca Civica nella totale sicurezza,
abbiamo approvato tutti quanti quelli che saranno i protocolli di sicurezza per far sì che sia i dipendenti dell'ente che i visitatori potranno accedere nella più totale sicurezza, e inoltre tornerà visitabile il sito archeologico di Madonna delle Grazie, perché su quel sito questa amministrazione ha puntato molto, e quindi in preparazione dei lavori che permetteranno di ridare nuova luce a quel sito archeologico con la preziosissima collaborazione della sovrintendenza, abbiamo iniziato questo percorso e vorremmo che proprio da lì ripartisse il tema della cultura in città, quindi un nuovo slancio alle tematiche culturali, perché crediamo appunto che il mondo della cultura rappresenti, l'abbiamo sempre detto, un volano per la rinascita del nostro territorio, ancor più dopo questa difficile emergenza che si protrae da settimane. Torna a vivere anche l'iniziativa La Pinacoteca si racconta, curata dal professor Stefano Papetti. Gli ultimi tre incontri saranno visibili sul canale YouTube del Comune di Teramo. La Pinacoteca si racconta doveva essere e sarà un ciclo di 8 incontri per far sì che il museo cittadino viva fuori dal museo, per far sì che tutta la storia della cultura del nostro territorio sia conosciuta e conoscibile dai nostri concittadini. Quindi dopo i primi incontri avvenuti in forma fisica, quindi oggi diremmo in presenza, abbiamo lavorato e oggi siamo in grado di presentare e di rendere fruibili ai cittadini gli altri incontri, di modo che sul sito dell'ente, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell'ente saranno consultabili, ascoltabili questi incontri in una versione evidentemente più smart, quindi legata anche al tema del digital divide, e quindi per far sì che siano accessibili da tutti quanti i dispositivi. Saranno degli incontri che però consentiranno di continuare quel percorso. Restiamo nel Teramano, andiamo a Isola del Gran Sasso. Terminati i lavori in somma urgenza per il contenimento del rischio idrogeologico che grava sul centro commerciale San Gabriele. Ascoltiamo la dichiarazione dell'assessore ai lavori pubblici di Giancamillo. Fin dall'insediamento della giunta di Marco, il versante di San Gabriele è stato attenzionato. Erano già evidenti le fragilità e la debolezza del sito, che fu da subito perimetrato per poter presentare delle schede progettuali per il finanziamento. Gli eventi calamitosi che si susseguirono nel 2016 e 2017 hanno evidenziato ed aggravato le fragilità del versante: gli smottamenti franosi, le infiltrazioni d'acqua, i continui allagamenti sotto l'area commerciale delle bancarelle sono la testimonianza del nesso di casualità che ci furono con gli eventi calamitosi che ci colpirono. Sono stati diversi i sopralluoghi effettuati fino al raggiungimento dell'obiettivo. Ci fu riconosciuto un dissesto idrogeologico con l'urgenza degli interventi di mitigazione del rischio. Fondamentale aver messo in campo un piano di prevenzione, aver portato avanti con determinazione e tenacia e la voglia di ripristinare questo versante al confine con l'area santa del santuario di San Gabriele, nel cuore di importanti strutture ricettive come ristoranti, hotel, punti vendita e aree commerciali, e non per ultimo all'interno dell'intero abitato di San Gabriele. Vanno ringraziati tutti gli enti che hanno collaborato e lavorato gomito a gomito con l'amministrazione comunale, ad iniziare dall'ISPRA, dalla Protezione Civile Nazionale e Regionale, sotto la guida del dottor Iovino, che io ringrazio personalmente per aver attenzionato Isola in una maniera particolare. Un ringraziamento speciale va a chi ha messo in campo un lavoro efficiente, che è del consulente scientifico della Protezione Civile, il professor Sciarra. I lavori sono terminati, la strada del convento è stata riaperta alla viabilità sotto la piena soddisfazione dell'amministrazione comunale e di tutto il territorio isolano. Adesso lo sport, dopo la decisione della Lega Nazionale Dilettanti che ha condannato Chieti ed Avezzano alla retrocessione, la società neroverde annuncia ricorso, mentre il presidente Paris attacca la sua squadra, l'Avezzano, sui social. In Lega Pro intanto si apre il contenzioso sul pagamento degli stipendi. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Il giorno dopo la decisione della Lega Nazionale Dilettanti, che comunque andrà ratificata dal Consiglio federale in programma il prossimo 3 giugno, Chieti e Avezzano si leccano le ferite e provano a contrattaccare, considerando però che le speranze di conservare la Serie D sono davvero ridotte al lumicino. Durissimo il commento del presidente biancoverde Gianni Paris, che in serata attraverso i social ha espresso tutta la sua amarezza per il mesto ritorno in eccellenza. Squadra da 3 in pagella, ha detto tutte le domeniche, sono contento che sia finito lo strazio di una squadra incapace di esprimere il minimo gioco
Li ringrazio per la retrocessione. Sono convinto che non mi capiterà più di incontrare giocatori impotenti e privi di verve. Non hanno avuto il coraggio nemmeno di chiedermi scusa per il disastro che hanno compiuto in questa stagione. Anche il Chieti proverà a salvare una categoria che aveva riconquistato giusto una stagione fa e il presidente Antonio Mergiotti ha già fatto sapere che la società neroverde presenterà ricorso. In tutto questo invece in Lega Pro la decisione di proseguire il campionato ha scatenato allenatori e giocatori difesi dalle rispettive associazioni di categoria per la possibilità riservata alle società di differire il pagamento di 2 mensilità mantenendo comunque il diritto di iscriversi al prossimo torneo. Siamo delusi e amareggiati, dice il presidente dell'Asso Allenatori Renzo Olivieri, per le linee guida approvate in sede di Consiglio federale circa le regole per le iscrizioni ai campionati professionistici. Norme che permetteranno ai club di pagare di fatto un solo mese netto di stipendio, da qui sino al termine delle competizioni agonistiche. Regole che non abbiamo votato insieme all'Asso Calciatori. Per le iscrizioni ai campionati 2021, infatti, se dovessero passare tali volontà, il controllo del puntuale pagamento degli stipendi netti di marzo, aprile e maggio 2020 si sposterà al mese di agosto anziché a fine maggio, quello di giugno nel lontano ottobre. Molti club, poi, sembrano non intenzionati a riconoscere le prestazioni svolte durante il lockdown dai nostri allenatori e preparatori nei mesi di marzo e aprile e gli eventuali contenziosi che ne nasceranno saranno ostativi, secondo tali linee guida, per l'iscrizione ai prossimi campionati. È tutto per l'edizione giorno del TG6 che torna alle ore 19. On demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it. A me non resta che ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento con la nostra programmazione.